Siano lodati Gesù e Maria. Ecco, desidero anzitutto con voi rileggere all'inizio di questa omelia la preghiera che io all'inizio della Santa Messa ho elevato a nome di tutti al Signore e che come sempre riassume in poche battute il messaggio della liturgia di questa domenica. Io ho pregato così: O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il ricco epulone. Stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi, poni fine all'orgia degli spensierati e fa che aderiamo in tempo alla tua parola per credere che il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. Bellissima questa preghiera, proprio una sintesi di tutte e tre le letture. Allora, la rivediamo nel dettaglio e poi qualche piccolo approfondimento. O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il ricco epulone. Questo l'ho già approfondito nella messa di ieri sera. I poveri chiamati per nome vuol dire che sono cari al cuore di Dio. Il ricco che non ha nome significa che, andando a spersonalizzarsi, a disperdere la sua umanità in questa bramosia disordinata che lo rende cieco anche ai bisogni palesi ed evidenti di chi è privo del necessario, si degrada, perde, come dire, i connotati umani. Non è più un uomo. Ecco, pensiamo purtroppo a quante volte dinanzi a certi comportamenti ci chiediamo: ma quello ce l'ha un cuore? La situazione, diciamo, oggettiva, oggi poi tra l'altro il Papa tante volte ne parla, ma ci vuole il Papa, insomma, è sotto gli occhi di tutti, della concentrazione spaventosa di ingentissime risorse nelle mani di pochi a fronte di una perdurante e dilagante fame e miseria da parte di molti. Capite che è un fenomeno insopportabile. E qual è il problema? Vedete, chi ha avuto tutti quanti quei soldi, che ci fai con tutti quei soldi? Perché, come dicevo anche sempre ieri sera, qui ci sono due stili di vita differenti. Qual è lo stile di vita di questo ricco senza nome o dell'orgia degli spensierati? Questa è una citazione della prima lettura, no? Dove si parla di quelli che fanno i banchetti, e i banchetti un tempo, specialmente ai tempi degli antichi romani, qui non vorrei entrare troppo nel merito, si concludevano con l'orgia degli spensierati. Chi è più grande cerchi di capire, insomma, basta che uno visita la villa di Diocleziano qui sul lago di Sabaudia, la villa di Nerone vicino ad Anzio, insomma, o va a farsi un giretto a Pompei, ci siamo già stati qualche anno fa, e vedrà molto bene lo stile di vita dei pagani: mangiare, bere, le terme e quell'altra cosa di cui abbiamo visto prima. Cosa c'è dietro questa cosa? Allora, io devo accumulare soldi su soldi perché? Perché devo concedermi tutti i piaceri e gli sfizi possibili, e se gli altri muoiono di fame, chi se ne importa? Ecco, questo è lo stile di vita. Tra qualche giorno, proprio prima della fine della settimana prossima, proprio venerdì prossimo, che è il primo venerdì del mese, coinciderà con la festa di San Francesco. Che ha fatto San Francesco? San Francesco ce l'aveva i soldi una volta, ce l'aveva i soldi, perché era figlio di un mercante di stoffe del Medioevo, del 1200, quindi era uno che stava bene. Che ha fatto a un certo punto? Ha dato tutto, tutto. Dopo che diede tutto, si dice che San Francesco non voleva neanche vederli e toccarli i soldi. E perché ha fatto questo? Perché la logica del cielo è questa qui: io non mi devo accaparrare le cose per procurarmi piaceri. Io do tutto sapendo che i piaceri più grandi me li darà nostro Signore, e non soltanto in paradiso, ma anche qui. E non mi mancherà, tra l'altro, qui niente di ciò che è necessario. Voi sapete che San Francesco è morto di fame, secondo voi? C'è qualche santo che è morto di fame? Vi posso raccontare un aneddoto che una volta mi successe nella parrocchia di Borgo San Michele. Vi racconto un piccolo segreto. Prima delle feste di Halloween, adesso lo fanno in tante parrocchie, noi facevamo la festa di Halloween, cioè non festeggiamo i fantasmi e gli stregoni, ma ci mascheriamo tutti quanti da santi. Mi mascheravo pure io, purtroppo qualche foto online ci sta. Mi sono mascherato da San Francesco, da Padre Pio, da San Massimiliano Volpe, sperando, insomma, era proprio una maschera, pure da San Michele, che oggi tra l'altro San Michele una volta mi sono vestito. Allora, che succedeva? Durante queste feste, alla fine della festa c'era la sfilata dei bambini,
che dovevano impararsi la storia del santo. C'era una bambina che si era vestita da Santa Chiara, capite? E a un certo punto va a fare sta sfilata, si era imparata la storia di Santa Chiara. Santa Chiara era la piccola pianticella di San Francesco, è scappata di casa la Domenica delle Palme, ha rinunciato a tutto e è andata a vivere in monastero. Brava. E poi faceva tante preghiere e tanti digiuni. Brava. E poi è morta di fame. Tutti a ridere, chiaramente dico, ma no, ma non è morta di fame, d'accordo? Perché nostro Signore non ha fatto morire di fame mai nessuno, di fame non è morto mai nessuno. Capite la logica trascendente del cielo, no? Quindi di fame non si muore. Il problema è che c'è un'altra storiella, una volta sentì una storiella, questa è proprio una storiella ancora più semplice, no? Che era una visione alternativa di inferno e paradiso. Allora, prendetela certamente come una visione, no? Allora, nel paradiso c'era una grande sala imbandita di ogni leccornia di questo mondo e tanti possibili invitati. Solo che c'era un problema, che le posate, in particolare i cucchiai, erano lunghi 2 metri, per cui è difficile mangiare con cucchiai lunghi 2 metri. Una sala era il paradiso, poi c'era un'altra sala che era l'inferno, che era identica, sempre sta tavola imbandita e con sti cucchiai lunghi 2 metri. Allora, visione numero 1, cominciamo da quelle negative, la visione dell'inferno. Allora, c'erano tutti quanti questi che andavano al rimbaggio della tavola con tutte queste leccornie, prendevano questi cucchiai, però vi immaginate la scena, no? Questo cucchiaio alto 2 metri, non sapevano come mangiasse quella roba, si sbrodolavano tutti addosso, insomma, era una scena brutta. E poi si dice, via, questo è mio, questo è mio, questo è mio. Vedete i bambini come fanno, no? Non so chi di voi è stato mai bambino, bambini che mangiavano le patatine, le caramelle, capito? Mai le offrono, mai dici, te ne vuoi una? Se tu gliene vai a chiedere, me ne dai una? No, perché poi finiscono. Attenzione che questo è peccato originale, questo qui, eh? Questa è la logica del ricco evulone, capite? Invece da grandi, non perché siamo generosi, ma perché siamo persone educate, magari se ci prendiamo una caramella, chiediamo a qualcuno, ne vuoi una? Magari poi pensiamo, speriamo che non se ne prendano, però almeno la mossa la facciamo. Ecco. Quindi l'inferno era così. E che succedeva nel paradiso? La scena era la stessa, ma che cosa succedeva? Che uno prendeva qualche cosa da mangiare con calma e imboccava un altro. Segreto è tanto semplice. Nessuno si dava da mangiare da solo. Prendeva il cucchiaio e imboccava il prossimo. Chi era stato imboccato a sua volta prendeva l'altro cucchiaio e imboccava il prossimo. Non ci vuole tanto. Guardate, però questo qui è una storiella, ma il Vangelo di oggi è questo, eh. Allora, se ti ha dato tanti soldi nostro Signore, supponiamo, o anche non tantissimi, abbastanza, tu devi capire nella tua libertà che il Signore desidera che ci arrivi da solo. Se vedi una persona che sta morendo di fame, non ti viene un po', capito? Non possiamo noi averci il pelo sul cuore, capito? Cioè, io l'ho raccontato anche domenica scorsa, io ho visto delle cose con gli occhi miei in America Latina, quando ci sono stato, che non sono giusti, cioè che uno si proprio ribella. Non puoi vedere la casa di un latifondista che esce con la macchina, macchinone, guidata dall'autista, e davanti alla casa, proprio una scena come la del Vangelo di oggi, c'è un bambino di 6 anni in canottiera e pantaloncini alla pazza, 4200 metri sulle Ande, scheletrito, che se sta a morire fame. Cioè, la coscienza è proprio un cazzotto nello stomaco. Dice subito, queste cose non si possono vedere, non devono succedere. Ed è vero, non è possibile. Allora, è chiaro che se tu... Che cosa è l'inferno? L'inferno è la perpetrazione di uno stile di vita balordo. Se tu sei stato soltanto ad accaparrarti cose, disprezzando il prossimo, vai a vedere dove porta la logica dell'inferno. Cosa ha fatto Lucifero? Sapete cosa ha fatto Lucifero? Lucifero ha voluto accaparrare, ha tentato di accaparrarsi, cosa? La cosa più grande che esiste. Era un po' megalomane, come tanti megalomani anche che girano sul pianeta Terra, hanno girato, girano e sempre gireranno. Voleva essere Dio. Io voglio essere Dio. E che è successo? Frum! Era il più bello di tutti, è diventato un mostro, e questa invidia lo rode per tutta l'eternità ed è la causa del suo dolore e di tutto il dolore che dà al prossimo. Capite?
se si entra in questa logica luciferina infernale, siamo poi precipitati nell'inferno. E nell'inferno che succede? Nell'inferno non c'è la carità, nell'inferno c'è l'odio. E tra di loro i demoni, i dannati, si odiano, si scannano, si fanno male. Questi sono i tormenti eterni dell'inferno. Attenzione, concludo. Gesù dice una cosa molto importante, perché in questo Vangelo c'è il tema dell'inferno, che esiste, che è eterno, che è un luogo di tormenti e che da lì non si esce più. Sono tutte quante cose dette esplicitamente da Gesù nel Vangelo, eh? Quindi attenzione, dice, ma c'è tanta gente che non ci crede, ma se risorgesse uno dai morti, voi siete d'accordo? Non è così. Sapete quanti santi sono stati portati da nostro Signore in visione a vedere l'inferno per poi raccontarlo? Io vi dico quelli che conosco io. Santa Teresa d'Avila, un fenomeno, eh? Il giorno di Santa Teresa d'Avila, tra l'altro, sono arrivato a Sermoneta, il 15 ottobre, quindi è doppiamente cara. Santa Veronica Giuliani, Clarissa Cappuccina, una grandissima italiana, ha visto l'inferno. Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, ha visto l'inferno. Se vogliamo essere più moderni, anche se andiamo in campo non ancora riconosciuto, i veggenti di Međugorje sono stati portati all'inferno. Io l'ho sentita con le orecchie mie, Visca di Međugorje, raccontare che è stata portata in paradiso all'inferno e al purgatorio. Ma se uno non ci crede, se non credi alla Bibbia, alla rivelazione, ti pare che credi al santo o al veggente? Ora noi però dobbiamo fare attenzione che se una cosa è rivelata, e su questo facciamo sempre attenzione alla formazione che dobbiamo avere, inizia il nuovo anno pastorale, quella cosa, anche se mi sembra difficile da digerire o complicata, se è rivelata è più vera di qualunque altra cosa. Attenzione a questo punto e chiudo. Quando successe il famoso caso Galileo, il caso Galileo era questo. Galileo diceva, secondo voi è più vero, tu sei più convinto che 2 più 2 fa 4 o che esiste l'inferno? Chi dice che è più convinto che esiste l'inferno, che 2 più 2 fa 4, alzi la mano. Però non posso portarlo in confessionale perché oggi c'è stato con Pierpaolo, non si può confessare subito. Tutti sono convinti che è più sicuro che 2 più 2 fa 4, perché l'inferno sì, forse esiste, ma c'è pure qualcuno che dice no, dice che i diavoli non esistono, che il male è un concetto, dice che sarà. Allora quello che la Chiesa cercò di dire nel caso Galileo è, sta attento, se noi siamo sicuri che una verità è rivelata, e questo è il compito della Chiesa, di custodire la rivelazione pubblica, di dire questo è rivelato da Dio, è più sicuro quello che 2 più 2 fa 4, anche se non ne hai l'evidenza. Che 2 più 2 fa 4 è evidente, che l'inferno esiste non è evidente, ma siccome che l'inferno esiste l'ha detto nostro Signore, è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che l'inferno non esiste. Questo è il rapporto che noi dovremmo avere con la fede. Ecco, bene, il Signore ci aiuti anche a tirare fuori da queste bellissime letture il molto altro che c'è, e chiediamo alla Madonna che ci dia la grazia di scoprire la bellezza del dare. Il cristiano dà tutto senza paura, sapendo che quel tutto che dà Dio glielo restituisce 100 volte tanto qui, più la vita eterna dopo. E è soltanto entrando nella logica del cielo che di questo si può fare esperienza anche in questa vita. Siano lodati Gesù e Maria.